Quest'oggi puntiamo all'internazionalità. Ma Nesh, speriamo che non piove. Infatti avremo contaminazioni lombardo, calabresi e pugliesi. Uè, Lazaru, non pensare che la Ferrari la compri se non picchi fuori almeno le 60 ore che faccio io alla settimana. Sì? Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Il tuo grande potere, che è anche una tua grande responsabilità, è iscriverti al canale ed attivare la campanella delle notifiche. Cristina ha suggerito un potaverb davvero simpatico, nonché utilizzatissimo. E vieni a... significa segno. Ma cosa significa il potaverb vieni a segno? E quando lo posso utilizzare? Vieni a segno significa sbrigati, datti una mossa. E lo puoi usare ogni volta che devi far fretta a qualcuno. Quindi se fossi in ritardo con i preparativi per uscire, qualcuno mi potrebbe dire... Vieni a segno con quella cravatta, altrimenti arriviamo che lo spettacolo è già finito. Ma lo puoi usare anche nella forma interrogativa. Per esempio se tuo figlio fosse in ritardo con i compiti. Oh! E da dentro ti compri di matematica o vuoi venire? Sbizzarrisciti con l'utilizzo del potaverb vieni a segno. E se sei calabrese, dammi una mano a tradurre questo potaverb calabrese che ci ha mandato Fanny. Ma Nesh, speriamo che non piove. Ma pigliate l'ombrello, pigliate, che se dopo comincia a giacagliare, onde va a tappare? Acco su brutto, se non esce, mo te meno subito. Via, forza! Grazie. Avevo promesso anche il pugliese, no? Brindisino, utilizza con fiducia il nostro potaverb, vieni a segno. Vedrai che efficacia. Oh, vieni a segno con quel pallone, altrimenti a Torre Pozzelle ci arriviamo a nadare. Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Usa bene il tuo potere, donaci un like, guarda gli altri video sul canale e mandaci dei potaverbs come hanno fatto Cristina e Fanny. Erika!